Allora, bene, ragazzo, sogno sogna. Abbiamo fatto noi i bignè, vedete i bignè che abbiamo fatto. Certo, io dico sempre che non sono un pasticcere, sono un piccolo cuoco. Non sono un pasticcere, ma sono un piccolo cuoco. C'è arrangia. Ora, facciamo com'è che quello che ci dobbiamo mettere dentro, che dobbiamo fare poco. Allora, questi si possono fare sia con la crema pasticcera, sia con la ricotta, o sia con la panna. Siccome noi abbiamo qua la panna, vedete, da montare, prima che innescate questa panna, prima che innescate, le facciamo con la panna, perché qua i senecchi sono una potenza, che vuole la crema, che vuole la carne, questo cuccio qua. Ora siamo una pasticceria, che sogno pasticceria. E cominciamo, che mettiamo un po' di cioccolato, così, guarda, un po' di cioccolato fondente a bagnomaria. Aspetta che accendiamo qua, vedete? Questo lo dobbiamo fare sciogliere a bagnomaria. Vedi, ma perché si chiama bagnomaria? Perché c'è acqua qua calda, vedete, acqua calda che bolle, ed il tegame per farlo sciogliere. Questo sistema l'ha inventato una cuoca l'ha inventato, che si chiamava Maria, e allora è rimasto a bagnomaria. O quando si mette un piatto qua sopra con il pesce spada a vapore, no? Vedi che bannato a vapore, cavolo. E allora ce ne mettiamo ancora un poco di cioccolato, così. Ecco, e nel frattempo che si scioglie cioccolato, ci mettiamo un po' di latte, ci mettiamo un pochettino di latte per non fare attaccare le tegame, vedete? E si scioglie così. Nel frattempo che si scioglie questo, vedete? Adesso quando comincia a bollire l'acqua, si spenge, perché si scioglie così, vedete? Ecco qua. Nel frattempo che si scioglie questo di cioccolato, noi ci prepariamo per montare la panna. Asciughiamo e ci vediamo dopo. E allora, adesso questa già è zuccherata, perché c'è panna da montare zuccherata e panna da montare senza zucchero. E la mettiamo qua per montare la panna, perché dentro ci mettiamo noi la panna. E vi insegno un trucco, perché di certe volte comprate panna, la montate, perché io quando faccio pasticcere qua, fare queste cose, una essere serio, non si può babbiare, non si può fare, perché deve essere concentrato. No, assatto, concentra. Allora, e vi insegno un trucco, compra panna certe volte per montarla. E appena poi che rimane lì la panna, e la mettete nel frigorifero, si sbonta tutto. Non rimane montata. Per farla rimanere montata, ci dovete mettere un pochettino di gelatina in polvere, che c'è un trucco che ha preso un sognato, perché la voce ha lingollato per vedere queste cose. Guardate, vedete che è in polvere, vedete che è in polvere, così. Ci mettiamo un pochettino gelatina in polvere. Ora, dipende la quantità della panna, una busta o mezza busta, così. E adesso siamo pronti per montare la panna.
Ora, che c'è la panatara, c'è la panatara, che c'è la torta, a me questa panatara me l'hanno regalata, che devo ringraziare quel signore di Belluno, niente che poppo di meno mi è arrivata da Belluno. Ora, assodamo e ci vediamo a Tapa. Bravo. E allora, ma che te la panna qua? L'avete visto? Facciamo già, è quasi pronta. Ecco, prendiamo qua, così, e si alza questo qua. Questo qua. Ecco qua, lo mettiamo qua. Grazie. Vedete? Con la gelatina che abbiamo messo, guarda, vedete com'è? Bella densa. Ecco, guarda. E mettiamo la panna nel saccapoce perché la dobbiamo mettere nei bignè. Mia moglie mi ha detto: fanno che assai panna, a così quando mi faccio il caffè ci metto un caffè e se ne è che caso una potenza, ecco, a così quando ti fa un caffè picchia la panna c'è caccia la pochepa, perché poi viene che caccia da muore, c'è da muore, ecco qua, ecco. Vedete? Momento, ma pulizio erodo. Quando si fa così con il saccapoccio, quando è che si chiude, si può uscire sempre un pochettino di aria. Guardate, si gira questo qua così, no? E si prepara uscì. Ora, per il bignè, o si fa il buco con lo stesso saccapoccio, diciamo, non si può fare perché. Ecco, prendiamo un coltello, guardate così, vedete? Prendiamo un coltello così, vedete il buco pettoso, e ci mettiamo il saccapoccio, guardate com'è pronto, avete visto? E ci mettiamo la panna, così, e lo mettiamo qua nel piatto, oppure è troppo grosso. Si può fare diversamente che si taglia a metà di così. Così all'occasione vi faccio vedere il bignè, guardate il bignè bello asciutto, bello cotto dentro. E ce lo possiamo mettere di sopra la panna, così, vedete? Il che cai se ne chi fanno che. E lo mettiamo pure qua. Ora noi ne facciamo tre. Ne facciamo tre e l'altro poi si mangia un sacco di chiamare. Guarda, facciamo il buco qua così, no? Vedete? E infiliamo il saccapoccio. E gonfia così, gonfia. Vedete com'è? E da così lo mangio perché stanno a leccare l'irata, stanno a leccare i baffi. E lo mettiamo qua, così. Sono tre. Ce ne mettiamo un altro sopra e ce ne mettiamo un altro. E se ne che caccia d'amore, prendiamo uno piccolo magari, questo qua. Guarda, se no fate così. Vi faccio vedere io i bignè nel frattempo, vedete i bignè dentro. Vi ripeto che io non sono un pasticcere, eh? Attenzione, sono un piccolo cuoco, così. Gli vanno chiedere, ma come si fa con la custicchina che poi esce fuori? E lo mettiamo qua. Adesso a bagnomaria facciamo sciogliere un pochettino di cioccolate. Guardate, l'acqua ancora è calda, no? Vedete? Così. E ci mettiamo un pochettino di panna che l'abbiamo lasciata apposta perché deve essere un pochettino più sciolto. No, non più sciolto, che possiamo andare alla pennola, che stringere. Dobbiamo andare a fare. Non che possiamo andare alla pennola, che stringere. Deve essere più sciolto. Deve essere più bello liquido, liquido, così.
Ecco, vedete? Così. Ecco. A questo punto, lo lasciamo. Questo lo lasciamo qua, così, no? Che è meglio. E ci prendiamo un cucchiaio. Ci prendiamo un cucchiaio e le mettiamo così, vedete? Li mettiamo, a forse è meglio che mettiamo il petto più grande. No, no. Così, intanto le mettiamo così. Ecco. E questo è. Adesso facciamo sciogliere il cioccolato bianco. Dobbiamo prendere sempre un tegame piccolo. Un sono di italiano. Ma di italiano sono qua. Manco sono giovani di italiano. Non è che tu mi spiegare. Ecco qua. Mettiamo questo cioccolato bianco, così, e ci mettiamo pure un pochettino di cioccolato bianco, che dobbiamo mangiare con l'attacco, che sono pazzi, che appaiono, che si mette i cani, guarda, accendiamo di nuovo il gas, così, e facciamo bollire di nuovo l'acqua per fare sciogliere il cioccolato è bianco. Appena è sciolto, vi faccio vedere ancora un passaggio. Asciughiamo e ci vediamo dopo. E allora, questo è il pistacchio, no? Guarda, pistacchio, ci diamo una setata, macinata. Ecco, così, guarda. Io quando mi si riempie la doccia, a me, io non lo so. Ecco. E allora, questo è il cioccolato bianco, guarda. Questo è il cioccolato bianco. Perché fanno pure il vito bianco. Perché se ne che capo. E allora, e ce la mettiamo così, guarda. Di sopra a quello nero, così. Vedete, bianco e nero. Così. Cioccolato bianco. Ecco. E dopo ci hanno messo anche il pistacchio, guardate qua, pistacchio, ci hanno messo pure il pistacchio, ma perché ho battuto, uomo non era così, cacciando tutte queste stennette, un poco qua nel piatto, per decorare il piatto, così. E allora, il tempo che ora poniamo il tagliere e facciamo aglio su. Asciutiamo e ci vediamo dopo. E allora, il bignè, guarda, il bignè è pronto e pesciato. Se poi dentro ci vuole mettere la crema pasticcera, fate la crema pasticcera che c'è il video. Se ci vuole mettere la ricotta, i coccioline di ricotta e tutto quello, le potete fare. E sopra, certo, questo è pronto, è pesciato, un bignè casalingo. Bene a tutte, lo togliamo.